tutti i colleghi per l'invito che ci è stato fatto a me, Silvana Ferrante, a me come curatore del premio Ferrante, che è un premio che dal, ormai sono 25 anni, siamo a 26 anni che gestiamo questo premio, intitolato al fratello Francesco Ferrante. Francesco era un collega che io posso fare così un paragone, come un atleta che muore sul campo durante una gara. Francesco era un optometrista preparato, si era specializzato nella contattologia, era stato in giro per il nord Italia, aveva acquisito tanti saperi, tante tecniche anche di costruzione delle lenti, e aveva deciso di tornare giù a Teramo per aprire questo studio. Era uno studio dove doveva essere un polo di attrazione, anche di collegamento, un po' quello che auspica il professore nella presentazione, di vari interdisciplinari, quindi doveva servire agli ottici, agli oculisti, per la professione, per la contattologia che negli anni 80 muoveva gli ultimi passi, diciamo, di quell'artigianato, di quella professionalità. Oggi è cambiato molto, sono cambiati i prodotti, l'avvento della chimica, eccetera. E morì pochi mesi dopo aver messo su questo studio, a 29 anni. A noi ci ha impressionato questa perdita di questo collega, e quindi abbiamo deciso, insieme ad alcuni colleghi, diciamo, di storici sulla piazza, di intitolare questo premio, che è cominciato in Abruzzo. Adesso è un premio molto ambito, io penso che sia il riconoscimento maggiore della categoria degli ottici. Abbiamo premiato anche professionisti stranieri e anche associazioni straniere. E quindi avete deciso, non so chi ha deciso, ma sicuramente il comitato promotore di questo bellissimo convegno, di dare un riconoscimento alla sorella Silvana Ferrante. È un riconoscimento che fate a... Silvana Ferrante, per l'impegno meritorio profuso in questi anni nel mantenere vivo il ricordo di suo fratello Francesco Ferrante, apprezzato ottico optometrista, prematuramente scomparso a 29 anni l'8 novembre del 86, che dedicò tutta la sua giovane vita al settore della contattologia, esercitata con competenza, dedizione, spirito di ricerca e di innovazione, in un contesto di collaborazione aperta e costruttiva tra i professionisti della visione del mondo dell'ottica e dell'oftalmologia abruzzese. Grazie veramente. Vieni anche te. Vuoi dire due parole? Sì, no, questo comunque, io ovviamente ringrazio tutti e ovviamente mio fratello sarebbe contento. Tutto qui, grazie. Allora, al prof. Michele Marullo, per l'impegno meritorio profuso nella sua professione, per la sua costante crescita professionale nell'ambito della microchirurgia e l'impegno nel divulgare costanti progressi ai professionisti nel mondo della visione.